Abbiamo parlato delle new entry, ma adesso è arrivato il momento, come l'anno scorso, di aprire la puntata con l'oroscopo musicale, con una riconferma dell'amica Silvia Pagni. Oggi si va un po' a ricordare il compleanno che è stato qualche giorno fa di un grandissimo cantautore italiano. Stiamo parlando di Samuele Bersani. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno della Bilancia, a ottobre, nella Riviera Adriatica, tra onde e salsedine, nasceva un compositore raffinato, educato e anche molto intelligente. Andiamolo subito a scoprire chi è. Nel 1970 a Rimini nasceva lui, Samuele Bersani. Figlio unico, durante il periodo dell'infanzia vive a Cattolica. I loro genitori, papà Raffaele, maestro di musica e flautista, organizzatore di eventi teatrali, e la madre Gloria, impegnata politicamente per un periodo anche vice sindaco di Cattolica. Samuele Bersani dichiara: "Quando ero piccolo mi facevano ascoltare una musica che a me non piaceva. Solo ora mi rendo conto quanto quella musica era importante." Il padre ha vissuto veramente molto per i suoi allievi e Samuele veramente ne ha risentito, però lui era molto fiero del suo papà. Pensate che a 14 anni Samuele Bersani voleva diventare regista di film horror e allora un giorno scrisse un biglietto, lo lasciò sul pianoforte, fece l'autostop, arrivò a Roma per incontrare Dario Argento. Quando Dario Argento scoprì che Samuele era fuggito da casa, chiamò i suoi genitori per tranquillizzarli. Samuele voleva regalare al regista i suoi testi e le composizioni per i suoi film. Dopo un'iniziale gavetta fatta di concorsi musicali e militanza di alcuni gruppi adolescenziali, Samuele nel 1991 si trasferisce a Bologna. Si fa notare da Lucio Dalla, diventando uno dei suoi più brillanti allievi. Lucio Dalla diceva a Samuele: "Io sono l'oceano e tu sei una goccia nel mare." Questa era una frase per far crescere musicalmente Samuele. Samuele Bersani è uno degli artisti con il maggior numero di premi del Club Tenco. Nel 1995 esce Freak, il disco che contiene grandi successi come Spaccacuore. Il testo è scritto assieme al suo amico Lucio Dalla. Nel 2013 esce con un nuovo brano, En Xanas. Sappiamo benissimo che sono due medicinali antidepressivi. Lui lo aveva scritto per la sua ragazza, per la loro coppia. Infatti, En era Samuele e Xanas era la sua fidanzata. Aveva creduto nella storia di En Xanas, ma alla fine gli unici En Xanas sono i suoi genitori che stanno ancora insieme da 60 anni. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi e vi dico ancora grazie per la vostra presenza all'oroscopo musicale. A domani, ciao!